Non spariva per ore e ore. Se tardava di mezz'ora chiamava. Non è mai rincasata dopo le 5:30 del pomeriggio. Me lo diceva. Io mi sono allarmato subito proprio per questi motivi. Due messaggi, due chiamate, tutto a vuoto. Alle 10:30, 11 per me era già allarme rosso. Sebastiano, con tante chiamate mie, tante chiamate dal fratello, messaggi eccetera, i telefoni sono là e tua moglie non c'è e non guardi chi cavolo l'ha chiamata? In tutto il giorno? In 10 ore? Secondo me, verso le 9 è stata raccolta in macchina da qualcuno e lì deve essere successo veramente un qualcosa di brutto. Anche se lei ostentava continuamente tranquillità e sicurezza dicendomi ma Sebastiano non mi farebbe mai del male. E io voglio crederci, perché no? Però il dubbio ti rimane. Tutti quanti, tutti mi hanno dato ragione. Il loro matrimonio era più che in crisi, io lo dico finito. Ci credono tutti, dalla cugina al fratello. Noi in 40 anni non ci siamo praticamente mai persi di vista. 25 ottobre 79 era l'anniversario della nostra conoscenza. Se l'è portata dentro per 42 anni significa qualcosa o no? Noi ci siamo messi d'accordo congiuntamente di venire lei in casa mia dove c'era il posto, perché lei diceva dove vado? Ha ragione quello che eravamo tornati giovani. Sebastiano ha detto che in base all'ultima telefonata che abbiamo fatto io chissà cosa le ho detto, sconvolgendola e spingendola al gesto estremo. Lei si è suicidata e non avrebbe mai potuto suicidarsi. Sebastiano deve mettersi d'accordo prima di tutto con se stesso. Io vado in cimitero non meno di 3-4 volte alla settimana. Io ci parlo tutti i giorni. Ieri mattina alle 8:30, che era il suo compleanno, ho portato la rosa fresca. Questo si chiama parlare con lei. Allora, Sebastiano, tanto grazie di essere qui. Oggi noi abbiamo avuto ospite Claudio, come tu hai visto in queste immagini. Claudio era un po' un fiume in piena, è stato in questi 2 giorni, perché dice io mi devo difendere dalle accuse, soprattutto le accuse che sono arrivate da parte tua. Ora, noi manderemo alcuni filmati oggi, però innanzitutto ti volevo chiedere poi come stai, prima cosa, e come sta procedendo. Tu lo sai che sono state fatte alcune interviste, tra cui ieri sera Chi l'ha visto ha parlato, la vicina, la vostra vicina di casa. E lei ha detto queste parole, dice il marito Sebastiano non ha fatto nulla, ha sollevato dei dubbi sul tuo comportamento, tu non hai sentito quello che ha detto questa vicina. Dopo ti leggerò esattamente le parole che ha dichiarato. Si chiama Gabriella, questa donna? Sì. Ok. Allora, intanto Edoardo Lucarelli. Edoardo, buongiorno, sei al telefono, sei collegato con noi, ciao. Allora, ci sono delle novità che sono arrivate, notizie sul terriccio, no? Delle scarpe, sotto le scarpe di Liliana. Esattamente, perché è arrivata, diffusa ieri attraverso un comunicato della Procura, la perizia botanica, cioè su quello che è stato trovato effettivamente sotto le scarpe, sulle foglie, sul fogliame che è stato rinvenuto sotto le scarpe di Liliana, che avrebbe percorso del tragitto tra Via Weist, che è una delle vie che praticamente circondano quel boschetto, ma anche il boschetto stesso. Però ci sono alcuni elementi che devono essere approfonditi, che riguardano altre foglie, altro materiale trovato sotto le scarpe, che è compatibile anche con altre zone.
Il dato importante è che Liliana lì ha camminato, in quella zona avrebbe camminato, quindi non sarebbe stata trasportata in quel luogo senza averlo percorso almeno per qualche metro. Questo è il primo dato. Per quanto riguarda gli altri elementi, Eleonora continua l'attività della procura perché si stanno analizzando i telefonini di Liliana, quelli che Sebastiano ha sempre detto scandagliateli perché qui dentro c'è la verità su cosa è successo a mia moglie, ma anche sta proseguendo la perizia che riguarda invece il contenuto di quella bottiglietta trovata vicina al corpo della stessa Liliana, gli esami tossicologici, capire esattamente la natura di quel liquido. Allora, ieri ha parlato la vicina di casa, Edoardo. Sì, sì, Gabriella. Che cosa ha detto Gabriella? Anche perché ad un certo punto, se non sbaglio, ha parlato di una corda, di aver chiesto a Sebastiano una corda. Mi spieghi bene? Cioè Sebastiano, certo, Sebastiano avrebbe chiesto a Gabriella una corda. Stiamo parlando del 30 dicembre. Allora, guarda, questo passaggio, diciamo, sostanzialmente segue una serie di dubbi che la stessa Gabriella, insieme al marito Salvatore, che sono amici di famiglia da tanti anni di Sebastiano e Liliana, avrebbero espresso anche tempo fa. Cioè, loro se ne è parlato tanto, Sebastiano ci ha dato anche la sua versione, immagino che adesso la ribadirà. Loro hanno parlato anzitutto di questo ritardo, perché Sebastiano fa questa denuncia di scomparsa solo alle ore 22, mentre loro nel pomeriggio cercano in tutte le maniere di convincerlo a fare questa denuncia. Sebastiano ci ha sempre risposto che appunto lui pensava che non si era allarmato, perché pensava che Liliana fosse andata da qualche amica, che sarebbe tornata. Per lui non era scattato quello che poi ieri con noi Claudio ha definito il campanello d'allarme, l'allarme rosso. E ci sono altri elementi anche che riguardano quel pomeriggio e la famosa borsa, lo spostamento, la posizione di quella famosa borsa poi ritrovata nell'armadio della camera da letto. Allora, grazie Edoardo, rimani collegato con noi, se vuoi, se ascolti l'intervista, se tu su qualsiasi cosa vuoi intervenire mi chiedi la linea. Allora, innanzitutto Sebastiano, immagino che dopo quello che è successo, la disperazione, diciamo anche di doversi difendere da una serie di accuse. Sono arrivate accuse aperte, prima dalla cugina di Liliana. Poi sono arrivate le accuse dal fratello di Liliana, accuse pesantissime. Poi da Claudio, una persona che tu di fatto forse conoscevi da lontano, ma non sapevi nulla di quello che stava succedendo tra Claudio e Liliana, anzi metti tu stesso in dubbio questa relazione, anche se tu sai che Claudio ha mostrato alla stampa dei messaggi, degli sms che lui e Liliana si scambiavano. E adesso anche questa vicina di casa, che non ho capito, ma tu gli avevi chiesto il 30 dicembre se aveva una corda perché tuo fratello aveva fatto, e tuo figlio, scusa, mi aveva fatto un incidente. È vera questa cosa o no? Sì, è vero. Tu la chiami? E mio figlio mi chiama, io ero a letto, mi fa, guarda, sì, mi sono fermato lungo la strada perché ero a Gorizia e la macchina da sola è scivolata, si è bloccata in un buco, adesso non mi ricordo cosa sia. E mi fa, papà, vieni aiutarmi perché ho la macchina della mia compagna e sono disperato, faceva un freddo boia. A un certo punto ho pensato, io cosa ho in macchina? Non ho una corda, non ho niente. Ho chiesto a Salvo se hanno una corda. E a un certo punto mi sono ricordato che in macchina ho comunque dei cavi che io uso per bloccare le biciclette con un lucchetto in modo che non me le portano via. Allora a un certo punto sono andato, ho chiamato un paio di volte mio figlio perché non sapevo esattamente dove è il posto, sono andato lì, ho trainato fuori piano piano con molta fatica, ho messo i due cavi d'acciaio, uno di qua, uno di qua, legati tutti insieme col lucchetto e sono riuscito a tirarlo fuori. Dopodiché ci siamo salutati e sono andato a casa. E perché secondo te
Per loro era strana questa cosa, per i vicini. Non lo so, chi casa. Devo chiedere perché? Una corda per trainare una macchina? Perché chi loro devo dicono a me, ma Sebastiano aveva talmente tante cose in quel suo garage che ci è sembrato strano che venisse a chiedere una corda a noi. Cioè, secondo te perché si, è quello che mi è venuto in mente in quel momento, non so. Ah. Cioè, questo, cioè, tu hai chiesto un aiuto, ti forse chiedo scusa, ti chiedo scusa, ma a questo cosa serve Liliana, diciamo? Stiamo parlando di cose che loro dicono, che io non voglio difendermi da queste persone. Ma secondo te perché c'è questo sentimento? Non lo so, bisognerà chiedere a loro, ma non adesso. Aspettiamo che la procura ci diano delle risposte. Cioè, io sono veramente adesso sotto pressione e sono venuto volentieri qua proprio per aiutare Liliana a togliersi tutte queste cose che vengono dette da amici, parenti. E dopo dirò, quando sarà il momento, dirò queste cose qua, verrò ma qua. Ma tu ti sei fatto questa domanda che te... arrivato il mondo contro, oltre quello che ti è successo, oltre quello che è successo a Liliana, a un certo punto tutti si sono... Perché tutti, di fatto, poche persone... No, allora diciamo... Perché Sebastiano? Allora diciamo... Te, sono... te la sei fatta questa domanda? Intanto parliamo dei Fantastici Sette, diciamo così, e dopo del tenente Sheridan, che fa indagini, tutte queste cose che fanno loro... Questi investigatori dicono ognuno le sue cose. Dopo, quando sarà il momento, discuteremo anche di questo. Col tuo avvocato? Il mio avvocato è già informato e guarda, anche l'altro giorno mi ha detto, guarda, è allucinante quello che sta sentendo. Ma ha intenzione di sporgere delle denunce? Guarda, per io ora non avete fatto. Guarda, io non voglio fare del male a nessuno, denunciare nessuno, per carità, perché capisco le varie posizioni. Il fratello indubbiamente ha perso la sorella, e anche lui comunque dovrà rispondere qualcosa. La cugina di Liliana si sentivano una volta, due all'anno, forse. Cosa sa lei della nostra vita e di Liliana? Primo, i nostri vicini. Ma la cugina, tiriamo fuori un attimo le cose della cugina, ha detto a un certo punto i soldi, perché io vorrei, io... Guardi, questo... Allora, il fatto che tu sei qua, noi andiamo chiaramente a raccontare quello che è successo, perché noi abbiamo un pubblico a cui dobbiamo rispondere, no Sebastiano? Per cui la cugina a un certo punto se n'è uscita con tutta la faccenda dei soldi. I soldi, questi 100.000 euro che tu avevi detto erano 50, poi 100, e, insomma una serie di dichiarazioni veramente molto molto pesanti. Prima di mandare però questo sulla cugina, volevo chiedere, perché ti dico la verità, in tutta questa faccenda ieri Claudio mi ha un po' stupito perché se n'è uscito con dei coltelli. Che Liliana le avrebbe portato, dei coltelli che Liliana le avrebbe portato, che tu avevi affilato, e nel corso degli anni, se prepariamo quello dei coltelli, grazie, nel corso degli anni avrebbero, lui avrebbe racimolato, no, questa serie di coltelli che tu in qualche maniera, erano un po' coltelli vecchi, che tu buttavi via, li avevi affilati, poi tu li avevi messi da parte, diciamo, no? E lei piano piano nel corso degli anni glieli aveva portati e ce li ha mostrati in diretta. Guarda. Io ho dichiarato in polizia il giorno dopo, cioè il 15 dicembre, e questo risulta sul primissimo mio verbale fatto là. In questura ho dichiarato che noi in 40 anni non ci siamo praticamente mai persi di vista, salvo alcuni periodi che coincidono con lei, l'incontro con Sebastiano, io con la mia moglie, i nostri matrimoni, eccetera, che potevano allontanarci in qualche maniera anche visivamente. Altrimenti ogni anno io avevo occasione di vederla almeno 3 volte, portando dove lei lavorava proprio al protocollo regionale delle attività produttive le domande di contributo regionali che io stesso preparavo, firmavo e portavo come tutti i presidenti di società piccole
E poi, Eleonora, ci sono due elementi che visivamente vi mostriamo a conferma di questa frequentazione, del fatto che loro in maniera, non dico quotidiana, ma comunque settimanale vi vedeste. Guardate, vogliamo far vedere questi coltelli? Allora, questi ce li fa vedere per la prima volta Claudio. Che cosa sono? Sono dei coltelli, lo facciamo spiegare a Claudio. Ecco, sì. Oltre alla bicicletta che sono andato a prendere circa un anno fa, non due, noi non è che ci siamo... Questi sono tutti coltelli regalatomi da Liliana e sono stati tutti affilati da Sebastiano. Allora, lui perché ha mostrato questi coltelli? Ha mostrato questi coltelli per far vedere che lui, Liliana, un po' la frequentava da tempo, magari non a livello... sentimentale, cosa che era accaduto più o meno negli ultimi due anni, ma come amici. Ti ha sorpreso vedere quei coltelli lì? No, sto pensando, ecco dove sono spariti i coltelli che avevo messo da parte, no, era una battuta. E Liliana mi aveva chiesto parecchie volte se mi avanzavano dei coltelli oppure avevo coltelli che non dopravo qua e là, perché qualche suo amico glielo chiedeva. E io ho detto, guarda, ti preparo una piccola valigetta e lì mettevo dei coltelli che non usavo più e perciò lei dopo li dava a chi li chiedeva. E tu non sapevi che fossero finiti a casa, cioè, di Claudio? Lei non mi ha mai detto questo. Ma tu Claudio l'avevi mai visto? Mai visto in vita tua? No, io l'ho conosciuto quando ho conosciuto Lilli, perché Lilli faceva sport. Faceva mezza maratone... Era un atleta del marathon, e faceva la 100 chilometri, era molto attiva. Io mi ricordo di aver pubblicato anche sul Messaggero Veneto, che ringrazio di avermi dato questa opportunità di vita in tutti questi anni. Ho pubblicato alcune foto di cui Liliana anche ha vinto delle gare. E nel frattempo ho conosciuto questo Claudio che... Quanti anni sono passati? Diciamo nell'89, 89-90. Tanti anni. Sì. E hai conosciuto Claudio perché Liliana te lo presentò me allora? Me lo presentò come presidente del marathon. Cioè, adesso il nome e cognome io non me lo ricordavo, non sapevo che... Quando l'hai visto comparire in tutta questa storia, come hai reagito? Perché ad un certo punto lui ha detto Sebastiano sapeva meno di tutti. Allora sentiamo un attimo le sue dichiarazioni. Passando alla mia storia con Lilli, è chiaro che, come sempre succede, l'ultimo a sapere le cose è il marito, per cui Sebastiano, di questo un poco mi dispiace per lui, però la vita è fatta così, era quello che sapeva meno di tutti, ma anche forse nessun altro sapeva della nostra storia, era ancora... tutta solamente nostra. È cambiata completamente la storia a settembre, quando loro sono tornati dalla vacanza in Grecia, nell'isola di Karpathos, dalla quale ci siamo sentiti anche più volte. Noi ci sentivamo con Lilli più volte alla settimana, ci vedevamo anche in questi ultimi tempi, si intende. In qualunque posto lei andava con Sebastiano, e lui di questo si ricorderà, non può non ricordarsi, lei faceva in modo di centro commerciale a visitare Lubiana, a visitare un altro posto X in Austria, in Slovenia, in Carnia, faceva in modo di trovare i suoi 10 minuti, facendo finta di interessarsi di un negozio dove lui non entrava, per essere libera di chiamarmi o minimo messaggiarmi. Allora, per un marito sentire queste cose, alla luce poi di tutto quello che è accaduto, è molto pesante, no? Perché tu di questa relazione hai saputo di fatto dai giornali, dalle televisioni, guarda, Sebastiano, no? Anzi, metti pure in dubbio che ci sia stata questa relazione, perché tu in diretta da noi, insieme al nostro Edoardo Lucarelli, ad un certo punto hai detto era un'amicizia. Claudio si vergognasse, non può dire queste cose. Allora, tempo fa pensavo, ma a un certo punto sono io il marito,
il signor Claudio, il marito, avevo anche dubbi di questo, no? E a un certo punto poi col tempo ho cominciato a capire, e io capisco Claudio, forse loro si sono sempre amati, si sono sempre voluti bene, sono sempre rimasti vicini. D'altronde noi eravamo dei lupi solitari, avevamo quei quattro amici. Il tempo, specialmente adesso nel Covid, io ho perso anche Liliana, abbiamo perso tanti, tanti amici. Per cui tu adesso credi in questa, che ci sia stata questa relazione? Sì, cioè, ti dico, la cosa non mi turba neanche, perché comunque Liliana, io ho sempre avuto la massima fiducia di Liliana, dei nostri sentimenti, della nostra vita, abbiamo migliaia e migliaia di foto, di viaggi, di tutto quello. Io non posso pensare che Liliana volesse lasciarmi. Faccio una piccola parentesi. Lei ha continuato a frequentare Claudio perché era un amico, perché si confidava, perché stavano insieme, avevano i loro momenti. Questo l'ho saputo dopo, naturalmente. Per me all'inizio è stato uno shock molto, molto, molto forte. Però adesso ho capito, e rispetto anche il signor Claudio, ma quello che a me veramente fa male, disturba, è certe frasi che lui dice. Siamo amanti. Si sedeva sulle mie ginocchia e ci baciavamo in bocca. Cioè, io dico, ma devi rispettare questa donna che ti è vicina perché sei solo. Devi ringraziare questa donna perché viene a trovarti, viene a sistemarti la casa, a farti i lavori, perché Liliana è nata per essere utile, è nata per far del bene. Noi abbiamo nella nostra vita assieme aiutato moltissime persone. Liliana andava a trovare le sue amiche. Mi ricordo di una che era stata operata alla schiena. Che persona era Liliana Sebastiano? Ah, un gioiello, guarda, una persona splendida. Per quello ti dico. Cioè, quando tu hai sentito queste dichiarazioni che c'erano, che tra di voi c'erano stati anche dei litigi, perché qualcuno ha detto anche questo, che non c'era un bel rapporto fra di voi, che tu avevi capito che lei ti voleva lasciare. Tu a tutto questo, dentro di te, che cosa rispondi? Rispondo che queste persone non conoscono la nostra vita. Conoscono un piccolo aspetto della nostra vita. Diciamo, amici di merende, amici però della vita, di quello che il giorno per giorno... Cioè, secondo te il vostro rapporto non era in crisi? Era eccezionale, guarda. Fino all'ultimo... Non avevi visto né sentito nel comportamento di Liliana. Posso dirti solo questo, che il lockdown comunque ha creato dei grossi problemi, sia a me, sia a Lilli, che a tutti. Diciamo, essere bloccati a casa, andavamo a passeggiare lì vicino, facevamo queste cose qua. E poi... Cosa vuoi? Abbiamo perso un sacco di gente. Gli unici amici che sono rimasti, anch'io ce n'ho 3-4. Senti, che vado allora a trovare. Sebastiano, parliamo di quella cena, che c'è stata, dove tu avevi ripreso Liliana, e c'è un video, no? Un video di questo momento in cui c'erano alcuni amici e Liliana, secondo alcuni, anche secondo Claudio, pareva un po' stranita da quella ripresa, comunque non ti guardava. Allora, mandiamo questo passaggio un attimo. La sera prima, che è la sera di una cena, c'è un video, no? In cui c'era una cena. La sera prima, esatto, o due sere prima. Mi sa la sera prima, vero Edoardo, quel video in cui stava con Sebastiano? Sì, la sera prima, il 13. Esatto. Era quella sera che Liliana avrebbe dovuto dire a Sebastiano di voi? No.
avrebbe dovuto dirgli 2 o 3 giorni dopo della sua sparizione, cioè eravamo d'accordo, lei diceva al 16 gli dico tutto, però in quella cena si vede chiaramente quanto attesa è lei, ma proprio la vede anche uno che lui ha insistito a fare quella ripresa su di lei, proprio da 1 metro, e lei si vede il disagio con il quale manda giù il boccone, ma un disagio proprio. Secondo me anche il pomeriggio precedente, cioè il pomeriggio di quello stesso giorno, non deve essersi concluso bene fra di loro. E poi nell'ultimo pezzettino, sempre parlando di queste immagini che stai vedendo, dice alla cena lei non era felice. Quel video lo sta girando lui ed è a 1 metro dal tavolo, sopra di lei. Vabbè, stava là. Lei non alza un attimo lo sguardo, uno ti riprende, ma tu stai mangiando, uno ti riprende e non alzi un attimo l'occhio verso lui, verso la telecamera, un mezzo sorriso, eccetera. Cioè lei sta mangiando un boccone amaro, l'unica volta, riguardate 10 volte quel video, io me ne sono guardato un sacco di volte, l'unica volta che leva gli occhi dal piatto, li posa 30 centimetri più a sinistra, subito, e basta. Il suo sguardo spazia 30 centimetri a sinistra del piatto e dopo ritorna sul piatto. E lui insiste a riprenderla. Ci vuole anche coraggio. Allora, queste sono le immagini di quella cena riprese da te. È stato molto pesante ieri in parecchi suoi passaggi, Claudio. E lui sostiene che in questa cena praticamente lei insomma, stesse mangiando un boccone amaro, diciamo, non era felice. So che vuoi rispondere su questo passaggio, allora, guarda, Sebastiano. È da un po' di tempo, forse 1 anno, che Liliana mi rimproverava, mi diceva guarda, andiamo in giro, ci divertiamo, ho bisogno di aria, di ossigeno qua, ma andare a questi pranzi, queste cene, star lì seduto 3-4 ore ad abbuffarsi, io mangio quello che mangio, e star lì magari messi in disparte perché loro parlavano tra di loro, queste cose qua, lei non ci voleva più andare, ti dico la verità, anche con gli amici ci volevamo bene tutto quanto, però lì si mangiava in maniera industriale e molto buono anche, per carità, niente da dire. Laura e Pino sono ma lui diceva che lei non era contenta, tu mi stai dicendo non era contenta perché a queste cene lei non ci voleva passare del tempo, infatti, perché dopo sera, un po'... Infatti quella sera lì Micaela, la moglie di questi nostri amici romeni, mi telefona e mi fa guarda, noi stiamo partendo per la Romania, per le festività, eravamo sotto Natale, e venite a cena da noi, c'è anche Adriana Enzo. Ho detto, per me va bene. E Liliana mi fa, Liliana, no, non ci voglio andare, ma dai, faccio, Liliana, dai, siamo lì, stiamo insieme, ci facciamo gli auguri, mangiamo una cosina e poi andiamo. Ecco, per quello era, Liliana era così. Per cui non era l'interpretazione di Claudio che dice... Guarda. Ce l'aveva su con Sebastiano, non stava bene, metteva le cose, non alzava la testa, ma era arrabbiata perché lì in quella cena non ci voleva stare. Questo sta dicendo Sebastiano. Ieri sono arrivate alcune accuse anche poco velate da Claudio. Ora, ad un certo punto, uno dei nostri ospiti, un giornalista, Giovanni Terzi, fra l'altro collegato c'è il nostro Roberto Alessi, ciao Roberto. Si è un po' arrabbiato perché dice, beh, ma lei sta dicendo delle cose molto, molto gravi. Mandiamolo in onda. Io volevo solamente far presente che seguo quello che ha detto Massimo Lulli, cioè seguiamo la pista degli investigatori che stanno ancora investigando e quindi di cui comunque né Claudio né Sebastiano sono probabilmente ad oggi responsabili di questa morte. Faccio presente però che Liliana non fosse felice con Sebastiano, lo dice Claudio. Io ho grande rispetto per il signor Claudio, però non ho particolarmente apprezzato la sua uscita pubblica sui fatti personali che riguardavano
la sua vicenda sentimentale con Liliana. Comunque parliamo di una donna che è scomparsa, di una nonna che è una donna che non può parlare. Per cui diciamo che se fossimo in un momento teorico, insomma, dire che l'amante, perché questo dovrebbe essere il ruolo di Claudio, in qualche modo parla del suo rapporto sentimentale con una donna che non c'è più, non lo trovo interessante, soprattutto mette in una criticità anche le indagini, che infatti non sanno neanche dove andare. Cioè, tutte queste cose devono essere raccontate dal punto di vista all'interno dell'indagine, non alle televisioni. Per me è stato eccessivo questo comportamento. Claudio vuole precisare. Ecco, poi Claudio risponde. Allora, Roberto, Alessi. Guarda, Eleonora, io sono sicuramente certo che il signor Claudio e il signor Sebastiano volessero molto bene a Liliana. Quello che sono assolutamente d'accordo con Giovanni Terzi è che mentre Sebastiano si è sempre molto preoccupato di presentare la sua Liliana, una persona che era assolutamente una persona per bene, come per bene lui e come sarà sicuramente per bene anche il signor Claudio. Però il signor Claudio, forse seguendo il binario dei suoi sentimenti e del suo risentimento anche, in qualche modo ha presentato una figura di una donna che viveva una relazione extraconiugale, che si assentava dal marito con delle scuse, andando a visitare centri storici piuttosto che centri commerciali per fare delle telefonate. Insomma, una figura che non è bella, soprattutto se stiamo parlando di una donna che è stata uccisa, ricordiamoci. Per cui ci vuole, secondo me, maggiore rispetto. Maggiore rispetto anche per un uomo, come il signor Sebastiano, che è un vedovo, che sta vivendo un suo dramma personale molto forte, in circostanze allucinanti. Tra l'altro, oltretutto, e lo so dagli avvocati del signor Sebastiano, ci sono due livelli di gogna mediatica. Un conto le televisioni, tra l'altro Storia Italiana è sempre stato molto molto attento e non si è sicuramente accodata alla tua trasmissione, Eleonora, a quello al si dice. Ma a Trieste c'è stato un movimento molto forte, veramente infangante nella figura del signor Sebastiano, ed è forse anche per questo che certi amici o pseudo amici del signor Sebastiano si sono permessi di fare delle osservazioni altamente lesive della sua onorabilità. Vorrei sottolineare un altro particolare, se mi permetti. Tra il signor Claudio e la signora Liliana c'era una amicizia molto profonda, probabilmente, però un'amicizia, perché come ha sottolineato il signor Claudio, immediatamente per tutelare, disse, l'onorabilità di Liliana Resinovic, disse che non c'erano assolutamente incontri intimi tra di loro. Sottolineo un'ultima cosa. Io trovo abbastanza, non voglio usare degli aggettivi troppo sgradevoli, io non accetterei mai per regalo un oggetto che è stato lavorato dal marito della donna di cui dico di essere innamorato. Aver tenuto quei coltelli, che erano stati ristrutturati dal signor Sebastiano, è un qualcosa che da un punto di vista proprio sia sentimentale sia ideologico mi fa pensare cose non belle. Allora, andiamo avanti per un attimo. Oh, Sebastiano, tu quando vuoi dire qualcosa assolutamente ci sei. Sono stati rivelati dei messaggi che si mandavano Claudio e Lilli. Possiamo mandarli in onda un attimo? Grazie. Spieghiamo questo codice. Claudio. No, quello, alto, vi correggo. Allora, il BN uguale buonanotte. Ah, buonanotte, lui hai sbagliato. Perché noi usavamo esclusivamente amore, l'iniziale della amore, parola, amore, anziché scriverla tutta. Certo, no. L'uno, quello non è una L, è un uno. È un uno. L'uno sta per A perché è la prima lettera dell'alfabeto. Noi avevamo questo doppio modo di salutarci. A, C, M corrisponde a amore, ciao mio. In realtà era prima il 3.
perché voi sostituivate sostanzialmente in questo sorta di codice cifrato alle lettere i numeri. Claudio, è talmente banale e idiota che sembra perfino... Sì, Claudio, prego. Ascoltami, però nel messaggio voi scrivete il codice, non, un codice cifrato vostro, però poi c'è scritto perché ti voglio bene con un messaggino carino... Una cos'è? Una, certo, no, quello, un bigliettino. Quello è uno. Quello è semplicemente un quadretto che lei ha fotografato e me lo ha mandato una primissima volta verso settembre. Una scritta che lei ha trovato da qualche parte e ci siamo rimandata a vicenda forse 20 volte perché era, significava tutto. Allora Sebastiano, tu una volta qui in diretta da me hai detto Liliana ad un certo punto secondo me si è trovata confusa di tutta questa situazione e può essere che Claudio questa diciamo relazione o pseudo tale l'avesse spinta a fare un gesto estremo. Tu pensi ancora a questo? Sei ancora convinto di questo? Secondo te a Liliana che cosa è successo? Ma io sono convinto di questo... che questo rapporto era amichevole, era... si volevano bene, niente, è un vecchio amore, perché di no? Perché non vedersi, perché non sentirsi, è una cosa normale. Solo che secondo me... Non è proprio normale se due persone sono sposate. Ho capito, però... Non è normale, normale è un'altra cosa, ma non è normale. Diciamo quello che dice lui, bisogna credere a tutto quello che dice lui. No, è quello che ti sto chiedendo, ecco, Sebastiano. Il fatto che lui dopo, a un certo punto, abbia detto a Liliana lasciamo Sebastiano, vieni a vivere con me, stiamo insieme, io penso che Liliana a un certo punto si sia ribellata a questa decisione di Claudio, assolutamente. Cioè tu pensi che lei si sia trovata davanti... ad un bivio, certo, dove da una parte c'eri tu, la vostra storia di tanti anni, un matrimonio, la vostra vita insieme, i vostri viaggi, certo. I vostri amici, anche se non erano tantissimi, e poi dall'altra parte Claudio, che forse secondo te la voleva spingere verso una vita diversa, nuova rispetto a quella che aveva passato con te. Per cui lei, secondo te, potrebbe essersi tolta la vita da sola, questo che dici? Non dico questo, dico che a un certo punto Liliana si è trovata in una situazione tremenda, di angoscia, di non lo so, e dopo tutto quello che è successo, non lo so, saranno gli inquirenti, sarà la procura che ce lo dirà, è questo che stiamo aspettando. Cosa vuoi? Dopo... Sebastiano, molti ti accusano di mantenere una calma apparente davanti a tutte queste dichiarazioni contro di te. E tu in realtà stai vivendo il tuo dolore a modo tuo, nel tuo silenzio, nel tuo intimo e immagino che tutto quello che tu ascolti sia veramente terribile, che comunque una reazione... un'implosione dentro di te ci sia perché tutto questo deve comunque da una parte o dall'altra creare no? delle situazioni personali, sentimentali, delle ferite anche. Immagino che ogni parola che viene detta per te sia una ferita. Certo. O le vivi tutte con questo distacco enorme. Ma io... che vedono dall'esterno di te. Io sono fatto così, so soffrire in silenzio, so non ascoltare certe cose. E tutte queste cose che vengono dette, perché vengono dette? Perché, qual è lo scopo? Guarda, questo l'abbiamo chiesto anche noi a Claudio ieri e secondo lui... Insomma, almeno da quello che racconta, poi non mi voglio sostituire a Claudio, però l'ho intervistato per parecchio tempo, ci sarebbe un movente passionale dietro quello che è accaduto a Lilli. O almeno è quello che lui pensa, o potrebbe pensare.
È per questo che lui racconta. E un po' mi ha risposto, perché questa domanda io gliel'ho fatta ieri in diretta. E dall'altra parte mi ha risposto, dice, comunque io mi devo difendere. Cioè, sono stato io ad andare subito in questura a dire che conoscevo Lilly, perché è chiaro che sarebbero arrivati subito da me, perché io con Lilly mi sentivo, avevo una corrispondenza telefonica e dovevamo andare a vivere insieme. Ma, cioè lui ma perché, racconta perché non questo è venuto, anche per sua difesa. Perché capito? Non è venuto da me? Perché non è venuto da me? Perché, gliel'ho chiesto pure questo, la, cioè la perché risposta. Questa vicina di casa che si sono incontrati la mattina, che Claudio ha chiamato Salvo dicendogli guarda Liliana, cioè uno che si preoccupa così, che la sua presunta compagna gli dice guarda devo andare al Win 3 e dopo arrivo più tardi, lui si crea questo dramma dentro di lui, va addirittura in questura a denunciare la scomparsa di Liliana, ma non lo so. Ma non l'avevi già denunciata te la scomparsa di Liliana? Certo, ma il giorno dopo, cos'è andato a fare in questura lui? Ce l'ha detto, ha detto che è andato in questura perché sarebbero arrivati subito da lui, perché Liliana e lui si frequentavano. Ce l'ha proprio detto chiaramente, dice io mi sono presentato in questura perché dopo un secondo mi avrebbero chiamato, allora ho preferito andarci io per far vedere che io non stavo nascondendo nulla, che non avevo nulla da nascondere. Però ha nascosto a me, poteva venire da me e dire Sebastiano guarda io ti ricordi di me e io e Liliana ci vediamo ogni tanto senza andare lì nei particolari e dire guarda doveva venire da me e non c'è più, ecco. Io saremmo andati insieme. Perché lui forse era convinto che tu c'entrassi qualcosa con la sparizione di Liliana. Io comunque alla polizia, agli inquirenti, con fatica, dico la verità, perché per me quei 20 giorni, quel mese, è stato veramente una cosa dirompente. Cioè, avevo la mente vuota, completamente vuota, anche la polizia. Con loro aiuto, sono riuscito piano piano a ricostruire quello che ho fatto quel giorno là, però per me era vuoto, è stato molto molto dura. E questo ad un certo punto io gli ho chiesto ma perché non vi incontrate, perché non vi parlate, forse è stato un nostro ospite, senti un attimo che cosa ci ha risposto. Hai provato a parlarci con lui? Ma io non ho problemi, l'ho già dichiarato. Rifacciamo la giornata del 14 dicembre assieme per filo e per segno. Sono qua. Perché lui, adesso sentiamo l'avvocato, sì. In una delle sue interviste con noi, Claudio, ha toccato un po' questo tasto che insomma, per lui è stato molto faticoso, no? Scoprire tutto dopo che Liliana non c'era più. E ad un certo certo, punto, immagino, e ad immagino, un certo immagino. Punto parla di te e dice certo, pubblicamente, un po' quello che diceva Giovanni, no? Pubblicamente l'intimità tra di loro avrebbe potuto lasciarla un attimo da parte. Tu lo incontreresti, Claudio, e ci parleresti? Cioè, gli hanno chiesto, ma perché non vi incontrate, non vi parlate per il bene di Liliana? Cioè, per capire che cosa sia successo veramente a Liliana? Perché magari ognuno di voi ha dei dettagli, delle cose che possono servire agli inquirenti. In realtà assistiamo a uno contro l'altro, capito Sebastiano? E lui dice, io rifarei quel giorno in cui ci siamo incontrati abbiamo parlato. Tu incontreresti Claudio? Per me è molto difficile, lo farei certamente, però tutte queste cose che dice su Liliana mi hanno offeso molto. Non è per me mi puoi dire quello che vuoi Claudio, assolutamente non ho nessun problema. Però quello che... Cosa che ti ha offeso di più, Sebastiano? Di Liliana? Di quello che ha detto Liliana? Queste cose di intimità, queste cose di... adesso le parole non me le ricordo,
però sono state riportate, mi hanno tanto, tanto scritto, tante persone, ricevo ogni giorno decine e decine di commenti su questo Claudio, come si permette, e anche parolacce naturalmente, ma io non voglio fare avere niente a che fare con questo Claudio in questo momento, guarda. Tu non ci vuoi avere niente a che fare con lui? Per adesso no, adesso vediamo, mi sono state fatte molte proposte di questo incontro. Sto valutando con se può essere utile, certamente sì. Però sì. Per ora ti senti ferito come uomo, ma come marito? Non per me, per Liliana. Liliana no, non merita questo da questo uomo. Se lui voleva bene e vuole bene a Liliana, certe cose non le doveva dire. E certi comportamenti non li doveva fare, e cosa vuoi fare? Io tanti mi scrivono, io dico, guarda, cosa posso fare? Denunciare il Signore? Abbiamo già mandato una diffida. Lo studio legale Alice e Paolo Bevilacqua hanno già mandato... Avete mandato la diffida, però sì. Lui non si ferma, anche perché continua a dire, a sostenere la sua tesi. A un certo punto parla anche la cugina, ma quasi subito, no? Il ritrovamento del corpo di Liliana. E senti che cosa ha detto la cugina di te, la cugina di Liliana. Lui sui soldi, per esempio, più a volte ha detto no, ma non è vero che erano 100.000 euro, erano 50, io non ho mai parlato. Detto lui, ma mi scusi, anche questo, che motivo di dire che erano 100.000? Me l'ha detto lui, mi ha detto ho trovato 2.000 euro in un posto, sì. 400, 500, 600 euro sì. In un altro, sì, ce e l'ha ho trovato l'estratto conto della banca. Con 100.000 euro e io gli ho detto, non pensavo così tanto, mi ha risposto, pensavo 20-30.000 e dopodiché gli ho detto, ma Liliana è da poco che è andata in pensione, probabilmente ha conservato i soldini. No, perché lui dice, non è vero che io... Dicendo, tua moglie è scomparsa da 2 giorni e tu mi dici, non apro l'armadio, però trovi i soldi, qualche dubbio posso averlo? Allora, da una parte i soldi, dall'altra parte il fratello di Liliana, per cui prima la cugina, poi il fratello di Liliana. Senti che cosa ha detto. Facendo un passo indietro, a quel 14 di dicembre, tu come hai saputo, che cosa ricordi di quella giornata? Mi mandavo dei messaggi quotidianamente e quel giorno lei li ha ricevuti ma non ha risposto mai. Che ora hai mandato il messaggio? Ma il primo l'ho mandato, era le 9:20 mi sembra, e dopo ho visto le spunte grigie che diceva che il messaggio è stato inviato e ricevuto, ma non letto. Tu mandavi tutti i giorni messaggi a Liliana? Ogni giorno, sì, ogni giorno. E a quel punto che cosa hai fatto? Ho chiamato e mi ha risposto il marito. Sebastiano. Mi ha risposto e mi ha detto no, Lili non c'è, ha lasciato a casa i telefoni. Ma com'è lasciato a casa i telefoni? Mai successo in vita sua, mai proprio, mai io sono più che sicuro. E mi fa no, li ha dimenticati, ma capita, è capitato 3 volte. Ho detto, boh, non lo so, non credo, fa no, vedrai che arriva. Okay. C'è una foto con il bouquet che voleva Sebastiano, se possiamo metterla. Mandiamo un altro pezzo del fratello, per favore, perché parla di quella mattina. Buongiorno Davide Desario, direttore di Lego, grazie di essere qui. Davide. Buongiorno. Sentite. Ho richiamato, che non era arrivata, e ho sentito delle voci. E gli faccio, ma con chi sei? Va, no, sono i vicini di casa. Questo verso che ora? Verso le 6:30? Sì, erano più o meno le 6:30. Sono i vicini e ho sentito il vicino già, ah, con chi parli? Ah, il fratello. Ah, passamelo. E mi ha passato questo vicino e mi fa, no, stia tranquillo, adesso cominceremo anche noi, Sebastiano, a fare una denuncia perché non voleva farla. Ho detto, sì, per cortesia. Perché lui non voleva fare questa denuncia e i vicini lo stavano convincendo. Esatto. Tu hai parlato con Sebastiano, gli hai fatto delle domande, gli hai fatto delle domande specifiche? Sì, gli avevo chiesto all'inizio, ma
proprio la prima settimana, e dopo invece lui si è un po' adombrato, che io gli ho detto bisogna mettere su Facebook, mettere delle foto, fare qualcosa, andiamo a chi l'ha visto. No, mi dice sempre aspetta. E là io mi sono arrabbiato. Anche la vicina di casa ieri sera, durante la trasmissione di Chi l'ha visto, dice ma non ha fatto nulla. Queste sono le sue dichiarazioni, adesso le leggo testualmente perché non voglio dire cose. Eccolo qua. Allora, potrebbe succedere a me, siamo in un vortice, nessuno pensa al fatto che è morta, la vedono solo come un caso. Quindi tra le lacrime muove una critica verso il marito della donna. Anche con un cane vediamo gli avvisi. Per lei Sebastiano non ha fatto nulla. Questa parla di quella giornata in cui Liliana è scomparsa. Siccome ne ha parlato anche il fratello Sergio di Liliana, se noi mettiamo la grafica degli orari che è appena andata, grazie, non questa, l'altra, quella dove ci sono gli orari, parla di quella mattina. E anche Claudio ieri dice perché non ha chiamato subito, perché quando si è trovato i telefonini in casa non ha capito che stava succedendo qualcosa. Liliana era un'abitudinaria, faceva più o meno sempre le stesse cose, non spariva per ore e ore così. Sebastiano, cosa vuoi rispondere? Ma io a questo? Questo... Eccola qua, vedi, perché cosa? Vedi, sì. Ore 8:22, no, più o meno c'è questa telefonata a Claudio Sterpin sul possibile ritardo prima di andare al negozio di telefonia. Questo negozio di telefonia non ci arriverà mai, perché siamo andati a chiedere anche noi, lì non c'è mai stata. 8:45, riconosciuta in strada dal negozio di frutta e verdura da una donna che ha testimoniato anche le nostre telecamere, cioè era sicuramente Lilli. Dopodiché più o meno dalle 8:45, 9, ecco, di quella mattina Liliana sparisce nel nulla. La denuncia arriverà alle 22. Il marito, vedete, denuncia la scomparsa in questura. Molti hanno detto perché Sebastiano ha aspettato così tanto. Cosa rispondi, Sebastiano? Ma diciamo di tutto quello che è successo quel giorno, io ti dico, quando ho ricostruito assieme alla polizia tutti i passi, tutte le cose che ho fatto quel giorno, a un certo punto alle 4 di pomeriggio sono arrivato a casa, mi sono seduto sul divano e a un certo punto alle 5:30 mi pare di sera, di pomeriggio, arriva un messaggio sul telefonino di Liliana, ho detto il telefonino di Liliana. E alle 5:30? La cronologia non me la ricordo esattamente. Arriva sto messaggio, ho un regalo per te, scritto da Gabriella. Ecco, perciò lì capite che loro sono entrati in casa mia con un sotterfugio, perché a un certo punto io chiamo Gabriella e dico guarda che Liliana non c'è, veniamo giù. Sono venuti da me, Gabriella aveva gli occhi rossi, si vede che aveva pianto, Salvo era così quella. E dopo ho saputo che loro erano a conoscenza della scomparsa di Liliana. Perché non me l'hanno detto? Perché? Per settimane non me l'hanno detto. Io quel giorno lì, che ero a casa, non potevo credere che Liliana fosse andata via, scomparsa. Io ho sempre pensato, guarda, siamo sotto Natale. Ma tu quel giorno del telefono di Liliana, per cui te ne accorgi dopo le 5 del pomeriggio, ma non cioè lo il fatto so, che chiamassero continuamente, no, me l'hai appena detto. Sì, la cronologia non lo so, no. A un certo punto io non stavo lì a guardare, i telefonini erano laggiù, cioè io sono seduto sul divano. Dietro il divano, laggiù. Ma tu di questi telefonini ancora ti sei accorto che erano là? Perché il telefonino squillava parecchio, come mai ti sei accorto di un messaggio? Non squillava. Ce l'ha detto Claudio che continuava a chiamare. Beh, Claudio dice quello che dice lui. Ti dico, vedremo dai risultati dei telefonini queste cose qua. Su questo io posso dirti la mia impressione di quello che quel pomeriggio ho vissuto. Io ero incredulo sul fatto che Liliana fosse sparita, non ci volevo pensare. E loro alle 7 di sera mi fanno, Gabri e Salvo, andiamo in questura a fare la segnalazione.
ho detto io alle 7 di sera non me la sento, io sfido chiunque che il marito o la moglie non è ancora rientrata andare in questura a fare una segnalazione. Abbiamo aspettato ancora un po'. Però per te, scusami Sebastiano, non era strano che Lilli, che comunque vi sentivate sempre spesso durante la giornata, Liliana era una persona, ripeto, un po' anche abitudinale, nel senso che tendeva ad avvisare dove andava, cosa faceva, che sparisse proprio per così tante ore, cioè poteva sparire per 2-3 ore, però non è che prendeva la macchina e andava via, che non so, dalla cugina senza dirtelo. Liliana non era così. No, io ho pensato anche questo, ho detto ma... Cioè non ti è sembrato strano? Sì, certamente, però ho pensato, guarda, se c'era qualche problema o qualcosa importante da dirmelo, si sarebbe fatto imprestare un telefono e mi avrebbe telefonato. Questo è quello Quanti che ho pensato. Quanti telefoni c'erano a casa? Due? Uno mi pare che era spento, quello che usava così, che era un telefono di mia figlia, che quando è deceduta, quando l'ho persa, gli abbiamo dato a Liliana. E poi il suo, che avevo questi numeri che avevo comprato tantissimi anni fa, con gli 8 e con i 7, e che avevamo in comune, ecco, diciamo. C'era il suo... Il questo suo. Telefonino che voi avevate in comune, per cui tu conoscevi no, anche... No, in comune, cioè i numeri avevamo in comune. Ah, cioè, ok. Numeri simili, queste cose. Ah, numeri simili, però sì. Non le password, no, le cose certamente interne. No, alla questione dei soldi come rispondi? Sono chiacchiere loro, io le chiamo chiacchiere. Io, secondo te, io 4 mesi che sono solo, come ho vissuto? Come pago gli affitti? Come pagano le bollette? Pensi che non abbia soldi io da parte? Cosa sanno loro? Cosa sanno loro della mia vita, della nostra vita? Non sanno niente. Senti, di questo telefonino che lei doveva comprare, tu sapevi niente? Doveva andare alla Wind a comprare un telefonino da 1.400 euro. Sapevi qualcosa Guarda, di questo? No. È una ricostruzione un po' strana, ho detto. Allora ti dico questo. Un mio amico taxista ogni 2 anni cambia il telefono. Gli ho telefonato anche l'altro giorno e praticamente io compro questi telefoni che lui cambia e li ho dati a Liliana. Gli ho dato 1, 2, 3 telefoni a Liliana, che poi uno è stato dato... E che se ne faceva di questi telefoni? No, ogni volta, ogni 2 anni cambiava i telefoni. Per cui davo, lei, ma infatti lei non doveva comprare il telefonino per sé, lei doveva comprare questo telefonino per qualcun altro. Ma questo sempre a detta di Claudio, guarda, per punto, qualcun altro chi? Forse per la nipote? A detta di Claudio? Per la nipote? Cioè, poteva detto, comprare questo? Ha detto di Claudio? Ieri sì, l'ha detto. L'ha detto di Claudio, e lui come lo sa? Questo telefonino. Lui come lo sa? Dice che gliel'aveva detto lei. Ma lo dice che lui. L'ultima telefonata era legata a questo negozio su di certe telefonia cose, mobile. Io su certe cose non ho Liliana qua che mi può dire sì o no. Sono cose che le dice lui. Tu hai mai pensato che Claudio abbia potuto fare qualcosa a Liliana? Io penso di no, perché ritengo che comunque il loro rapporto, la loro amicizia, i loro sentimenti erano chiari, puliti. Però dopo quello che lui forse in testa si è messo, questo, quello che si è creato, non lo so. Non credo che comunque abbia però fatto del male. Un'idea ti è passata in testa? No, assolutamente mai. Che lui abbia potuto farlo. Magari l'abbia spinta. Allora, Davide Desario, direttore di Leggo, questo è uno dei casi di cronaca di cui tutti stiamo parlando. Perché? Perché continuano ogni giorno ad arrivare notizie. Oggi c'era la notizia, Edoardo poi era collegato, voleva chiederti una cosa della sauna, non ho capito che c'entra la sauna, una sauna che avevate fatto qualche giorno prima. Sì, il giorno stesso. Il giorno lunedì. Eravamo in Slovenia, noi in Slovenia, sì. Avevate fatto questa, diciamo, questo momento insieme, se avevate litigato non sareste andate, dice Edoardo, se avevano litigato non sarebbero mai andati in Slovenia insieme. Allora, questo dicevo uno dei casi di cui si sta parlando, perché non si sa ancora che cosa sia successo a Liliana e se qualcuno le abbia potuto fare del male. Si è parlato di movente passionale, si è parlato di suicidio, si sta parlando di qualsiasi tipo di pista, addirittura di una pista di un mandante. Davide. Io volevo chiedere al signor Sebastiano,
dopo tutto questo tempo, lei ci dice molto fiducioso nei confronti degli inquirenti. Ecco, che cosa vorrebbe che alla fine venisse fuori? Perché qualcosa dovrà venire fuori, no? Quindi, o che sia un suicidio, o che qualcuno invece abbia messo fine alla vita di sua moglie. E se c'è quel qualcuno, lei si augura qualcosa in cuor suo? Guarda, avrà pensato, deduco. Sono cose che me lo domando da mesi. Ho detto, cosa è successo? Si è suicidata? Qualcuno gli ha fatto del male? E la cosa più importante, perché? Questa è la mia domanda, perché? Questa è anche la nostra domanda, Sebastiano. Dunque, chiudiamo con una fotografia, eccola qua, a cui tu tieni particolarmente. Una foto di lei con un bouquet di fiori. Dov'era Liliana quando ha fatto questo? Allora, questo è un bellissimo viaggio che abbiamo fatto con Pino Laura. Uh-huh. Nel 2008 eravamo a Salisburgo, in un bellissimo albergo, e era il compleanno di Liliana, faceva 50 anni. E fuori dalla porta, quando siamo usciti per andare a fare la colazione, c'era questo bouquet con gli auguri dell'hotel. Guarda, è stato fantastico, bellissimo, bellissimo momento. Grazie Sebastiano per essere stato con noi. Cercheremo chiaramente di continuare a seguire questo caso. Speriamo veramente che si faccia luce, chiarezza, verità su quello che è accaduto a tua moglie. Ce lo auguriamo tutti. Grazie intanto. Grazie di avermi invitato e quando volete io sono sempre disponibile. Grazie.